vuoi iniziare a lavorare con il laser in maniera hobbistica e poter fare tutti i tipi di colorazione con un investimento veramente irrisorio, questo è il video che fa per te. Quindi seguimi, ci vediamo dopo la sigla. Il mio primo laser era un Elex laser da mezzo watt, quindi parliamo di qualcosa di ridicolo, che per solo incidere non potevo neanche tagliare, ci volevano tempi biblici. Poi passai a un 2 watt e mezzo, parliamo penso che era il 2015, quindi all'incirca poco meno di 10 anni fa. E un'altra cosa è che nel frattempo le potenze sono via via cresciute, i prezzi da un punto di vista si sono abbassati, ma non così tanto, perché oggi per avere un laser di 30 watt di marca di soldini ne devi spendere. Ma per te che sei hobbista, le prime armi e vuoi iniziare a muovere i primi passi in questo mondo, questa secondo me è una buona soluzione. Poi ognuno fa i conti con le proprie tasche, con le proprie esigenze, quindi decidi tu naturalmente se questa può essere una buona soluzione per te. Per me lo è stata, vi faccio vedere in questo video tutte le caratteristiche e le tipologie di lavorazione che sono riuscito a effettuare con questo laser. Quindi parliamo oggi di questo laser che è chiamato MacPow X3 Pro, serie Pro. È un laser di 10 watt che per cominciare sono tanta roba. La macchina arriva ben impacchettata in un piccolo pacco non troppo voluminoso, tutto organizzato in modo tale da arrivare perfettamente senza rischi di danneggiamento o graffi. Per quanto riguarda invece l'assemblaggio, è il classico assemblaggio del classico laser, quindi niente di difficilissimo. Il ponte è già preassemblato, va inserito sul frame di base. Basta montare appunto questo frame con delle viti, il tutto è molto velocemente montabile. A proposito del montaggio, vi dico subito che una cosa che non mi è piaciuta sono le viti a croce di tipo Philips che vengono utilizzate per assemblare il frame e tutte le parti, i piedini che tengono insieme appunto il telaio di base. Ecco, io sono abituato con tutti gli altri laser con delle viti a brugola che mi consentono una maggiore coppia di serraggio, mentre con il cacciavite Philips, tipo Philips, è quello classico a croce per intenderci. A parte che si rovina la vita, questa cosa non mi piace. E poi la coppia di serraggio non può mai essere quella che si ha con una classica vita a brugola. Mi è piaciuto invece il metodo di bloccaggio della cinghia per tensionarla. Grazie ad una vite, troppo sembra croce, ma con una semplice rondella, questo metodo è veramente intelligente e semplice, si riesce grazie al dentello che è presente nella cinghia a tirare e bloccare. L'unico difetto è che però si può tirare in maniera discreta, ovvero dello spazio che c'è fra un dente e l'altro, e non in maniera continua come avveniva con le classiche tinazze, le viti che si mettevano sul profilo 20-20 da parte superiore. A livello strutturale meccanico, quindi, è il classico laser. Abbiamo i classici profili 20-20 che ha una bella finitura nera, come robustezza siamo nello standard. I piedini sono i classici che montano molti altri laser. Vengono fornite delle gommine da mettere sotto e c'è provvisto anche un foro, due fori laterali, che tramite i quali con delle squadrette L è possibile fissarlo al banco di lavoro, e così faccio io. Sembra bene fissare il laser a una superficie in modo tale da evitare che questo possa muoversi durante la lavorazione per sbaglio, quando noi magari armeggiamo lì intorno. Poi abbiamo la parte elettronica frontale, che è già appunto preassemblata con tutti i cablaggi. Preassemblati vengono protetti da una calza in nylon, all'interno si sente che c'è un flat che porta appunto i segnali e l'alimentazione ai motori e al laser. E per quanto riguarda invece il modulo laser è il classico modulo da 10 watt, come abbiamo detto. Il punto è veramente sottile, mi pare che sia uno 008x006, e questo l'ho visto personalmente nei tagli e nelle incisioni, che sono veramente sottili. Per mettere a fuoco abbiamo il classico metodo di interporre il laser su questo foglio di plexi,
a sua volta appoggiato al pezzo, e tramite questa brugola qui è possibile questa vitella andare a bloccare appunto l'altezza in asse Z. La parte elettronica ha diversi pulsanti ingressi, ora vi descrivo quali. Abbiamo appunto l'ingresso alimentazione indicato con DC, abbiamo naturalmente la porta USB, l'innesto per una micro SD che sarà utilizzabile tramite l'applicazione, quindi vi dà l'opportunità di poter stampare tramite l'applicazione per il vostro smartphone e quindi utilizzare questa apparecchiatura in maniera standalone senza avere il vostro computer con voi. Continuiamo con la descrizione dell'elettronica. Abbiamo un LED che sta ad indicare l'allarme per la fiamma. Questo è disabilitabile dalla parte posteriore, dove abbiamo anche la presenza di un sensore infrarossi, che è quello che appunto che rileva la presenza di fiamma durante la lavorazione. Cosa succede quando vi è appunto questa presenza della fiamma, quindi rileva sicuramente una fonte di infrarossi, il laser va in blocco e comincia a suonare l'allarme, quindi sentite un beep forte con il LED che lampeggerà di rosso. Potrà essere disabilitato l'allarme premendo l'opportuno tasto sul fondale, appunto denominato reset. Abbiamo poi il fungo di emergenza, che andremo a prendere allorquando abbiamo un problema e vogliamo subito sospendere la lavorazione senza andare magari al computer a pigiare il tasto stop. Basta premere il fungo e vedremo che appunto la lavorazione si interromperà l'alimentazione del laser, per ripristinare a quel punto il lavoro dovremo ricominciare la lavorazione a capo perché andrà persa. Infine abbiamo il classico tastino on off per l'accensione e lo spegnimento del laser e una chiave che permette appunto di disabilitare l'accensione del laser stesso. Questo potrebbe essere utile quando abbiamo la presenza di personale non autorizzato all'utilizzo del laser. Si fa l'esempio nel mio caso, per esempio, di bambini che gironzolano attorno e possono accendere in maniera inavvertita o non autorizzata il laser quando non si è presenti. In ultimo, sempre nella parte elettronica, abbiamo la presenza laterale sulla parte, guardando dal frontale, sulla parte destra, di un antennino per il wifi. Per quanto riguarda il modulo laser, come vedete è molto piccolo. L'unica cosa che dovete fare attenzione è, visto che vi è presente un'unica vite di serraggio per l'innesto a code rondo, dove va a slittare il laser per essere bloccato sull'asse Z, dovete stare attenti che quando andate a stringere che il laser sia perfettamente perpendicolare al piano di incisione. Quindi una volta che lo serrate, magari con una squadretta, quando possibile, andate a verificare che questo sia perfettamente dritto per effettuare incisioni e tagli perfetti. Da questa parte abbiamo l'innesto per poter collegare il tubicino per l'aria dall'air assist. Questo vi consentirà e va utilizzato solo per i tagli. Quindi in questo caso, quando dovete effettuare dei tagli, è bene collegare il tubicino, accendere il compressorino che è fornito all'interno della confezione per poter effettuare dei tagli ben puliti e soprattutto efficaci, perché appunto il compito dell'air assist è quello di poter effettuare il taglio più profondo e pulito. Questo è il modulo, il compressorino dell'air assist. Ha presente una manopola per la regolazione della velocità, quindi della portata d'aria in metri cubi l'ora. Ha un ingresso per l'alimentazione 12 volts ed è fornito naturalmente del suo alimentatore per poter funzionare. Sulla parte inferiore troviamo delle placche in gomma per far sì che il compressore stia fermo sul piano e non vada in giro durante appunto le vibrazioni che produce durante i tagli. Io sono rimasto sorpreso dal prezzo che vi indicherò nel primo commento e in descrizione con il link per l'eventuale acquisto se lo desiderate. Sono rimasto sorpreso dal prezzo perché in passato ho acquistato un kit con appunto un laser da 10 watt di un'altra marca
con air assist a parte, quindi comprato separatamente, e il costo superava le 800 euro. Qui, per questa somma, avete la possibilità di poter effettuare una miriade di lavorazioni. E adesso ho il piacere di mostrarvele una per una. Naturalmente la prima cosa da fare da testare sono le incisioni. Incisioni, quindi abbiamo la possibilità di incidere una miriade di materiali, soprattutto quelli organici come legno, cuoio, plastiche, queste che siano, mi raccomando, scure, perché per la frequenza del modulo laser, che è appunto quella di ultravioletta, andare a incidere materiali troppo chiari diventa problematico, mentre per i materiali scuri nessun problema. Quindi parlo di incisioni di una miriade di materiali, la più comune, quella che utilizzo spesso io, è quella del legno. Ora vi mando una carrellata di immagini che vi dimostrano qual è la precisione e la qualità di incisione di questo laser. La sua precisione è talmente elevata che ho provato a stampare la pietra di Tenochtitlan, che ha veramente dei dettagli così minuziosi che sembra veramente incredibile. Oltre i classici materiali, ho provato a incidere anche la pietra, pietra che era abbastanza scura, come questo esempio che vi mostro. Questa pietra, sì, ha questo tono marroncino arancione, consente, oltre che un rilievo che è ben visibile, di avere un contrasto cromatico che mette in risalto ancora più l'incisione. Ma è possibile stampare anche altre cose, ad esempio un classico specchio in vetro. Questo è vetro. Poi, aggiungendo qualche altra piccola lavorazione, come in questo caso l'aggiunta di una cornice, diciamo, la fantasia vi porterà a fare dei lavori veramente carini. Naturalmente abbiamo poi la possibilità di incidere il classico MDF per varie tipologie di lavorazioni, sia in bianco e nero standard, ma anche di incidere quelle che sono le vostre foto. Poi naturalmente qua c'è mia figlia in una foto che ho scattato io. Naturalmente poi dipende anche dal materiale andare a cercarsi quelle che sono le velocità, potenze idonee per l'incisione più performante. Ma nel manuale in dotazione abbiamo anche una tabella dove ci sono descritti in base al materiale velocità e potenze da utilizzare. È possibile poi scalarle per avere stampe più veloci utilizzando anche potenze inferiori. C'è la tabella composta sia per incisioni che per i tagli in base al materiale. Questo è un buon punto di partenza da cui poter estrapolare i dati per le vostre lavorazioni. Passiamo adesso a parlare all'elaborazione di taglio. Quindi taglio, io mi sono concentrato sul MDF da ben 4 mm. Apro una bella parentesi però su quanto riguarda i tagli. Io vedo in molte recensioni una gara a tagliare lo spessore più elevato. Secondo me è un qualcosa veramente di poco utile. Perché sì, è buono sapere quali sono i limiti della tua macchina e quali sono le sue performance a livello, diciamo, al confine di quelle che sono le loro caratteristiche. Però per me, soprattutto in questa fascia di prezzo e soprattutto per l'hobbista, cercare di andare a tagliare i centimetri con un laser ha poco senso per questi strumenti che sono alla fine hobbistici. Io personalmente preferisco tagliare, avendo a disposizione una CNC autocostruita, quindi andare a tagliare il legno con una fresa. Ottengo risultati sicuramente superiori. Ora, con un laser di 10 watt,
andare a cercare tagli del centimetro, questo è dichiarato che riesce a tagliare 12 mm, quindi un centimetro e due. Sì, Mach è Pro. Per me la potenza superiore di un laser deve essere sfruttata per poter tagliare. Alla fine gli spessori, quelli che servono, sono sempre quei 3, 4 mm, 6 per lavorazioni particolari, e però per restare sempre in una qualità accettabile. Ecco, il laser in questo caso mi consente di un laser più potente mi consente di poter tagliare più velocemente e incidere più velocemente mantenendo la qualità standard. Esiste una miriade di progetti che potete fare sia con Lightburn che con altri software di disegno tecnico. Potete andare a realizzare, ecco, scatoline di questo genere. Questo, ripeto, è MDF da 4 mm che poi ho rifinito con un encaustico di cera che produco anche io. Vi lascio il link nelle schede. Poi è possibile andare a fare altri tipi di taglio, per esempio mi sono voluto dedicare alla realizzazione di un manufatto che è chiamato mandala. Ecco, qui abbiamo la sovrapposizione di più strati di taglio che poi ho provveduto a colorare con dei colori di tipo gessosi, e alla fine però mi sono pentito di aver utilizzato questo materiale, perché l'MDF con questo particolare tipo di colori assorbe troppo acqua, essendo a base d'acqua non rendono tantissimo. Ho provato però comunque a rivestire il tutto con una vernice protettiva, ma poteva venire sicuramente qualcosa di migliore utilizzando ad esempio un multistrato di betulla da 3 o da 4 mm che è molto più propenso, molto più robusto rispetto all'MDF, specialmente per questi spessori che sono così sottili. Che volevo fare questo tipo di taglio, ovvero quello di ricreare questo pattern per poter piegare l'MDF. Poterlo piegare e fare, esistono diversi progetti. Questo è il bordo di uno scatolino curvo, ma se ci pensate bene potremmo ricreare ad esempio una serrandina che va a scorrere su una guida per riescere in qualche piccolo mobile, qualche piccolo box, oggetto particolare. Le applicazioni sono tante, parliamo sempre di un laser economico da 10 watt. Dopo le varie incisioni, se riesco a inquadrarlo, il laser si sporca, quindi specialmente dopo che ho inciso la pietra si creano tutte queste sporcizie attorno al foro d'uscita, ma è semplicissimo rimuoverle smontando queste quattro viti attorno, togliere lo schermo protettivo che quindi non è magnetico come altri laser, svitare anche a mano, vedete, l'innesto del piccolo tubicino dell'air assist, quindi smontare poi con una brugola attraverso questo foro qui, la parte che copre il laser, andare a pulire eventualmente, ma ho visto che si sporca poco, la lente del laser stesso, e procede poi inversamente al rimontaggio. Questa è un'operazione di manutenzione che va fatta, diciamo, ogni qualvolta notate appunto che il laser perde in efficienza, oppure visivamente vi accorgete che la sporcizia prende tanta, e il fatto che ci sia comunque la ventola tra virgolette abbastanza rumorosa e l'air assist che immette l'aria e la fa uscire dal foro vi tiene più al sicuro per quello che riguarda la sporcizia.
sulla lente, quindi ho visto nelle mie numerose prove che si è sporcato veramente poco internamente. Esternamente sì, tantissimo, lo pulisco, ma internamente è veramente, veramente poco. Il punto di forza di questo laser è la sua completezza in rapporto al prezzo, veramente un ottimo rapporto qualità-prezzo, perché ripeto, con questi soldi avere la possibilità di effettuare tagli e incisioni con 10 watt anni fa era appannaggio di laser molto molto più costosi, e io personalmente sono di quelli che ha pagato, ripeto, più di 800 euro per avere un laser che alla fine con le stesse prestazioni di questo, che costa alla fine un quarto rispetto a quello che avevo qualche anno fa. Quindi tu che stai iniziando a muovere i primi passi rispetto a me, che vengo, come ho detto, da laser che erano ridicoli rispetto a questo, che costavano comunque i soldi, hai la possibilità di iniziare già a un buon livello, hai la possibilità di effettuare veramente una miriade di lavorazioni. Poi se decidi che è una strada che ti piace percorrere e vuoi di più a crescere, c'è sempre tempo, c'è la possibilità magari di rivenderlo, di prendere modelli superiori. Ad esempio, so che è uscito l'X5 Pro che ha ben 22 watt, e già lì parliamo di più del doppio della potenza. Le cose possono migliorano sicuramente, soprattutto per quanto riguarda le velocità di lavorazione. La doppia della potenza, così in linea teorica si dimezzano all'incirca i tempi di lavorazione. E per chi vuole passare anche da un mondo hobbista a semi professionista, perché per il professionista parliamo di laser ancora più potenti, il salto ci sta, perché abbattendo i tempi di lavorazione sicuramente aumenta la produttività, il numero di componenti, di prodotti che riesci a laserare nella stessa unità di tempo. Altra cosa positiva che mi è piaciuta è la presenza dei fine corsa, che in questa fascia di prezzo non sembrano presenti. Questa cosa è utile quando dovete fare dei lavori ripetibili, quando magari fissate il laser a un supporto attraverso appunto i piedini forati. Avere un riferimento allo zero macchina è fondamentale. Per quanto riguarda l'applicazione, ho visto che è facile collegarsi in maniera diretta. C'è qualche problema, che non tutto era tradotto in italiano, in inglese, anzi voglio dire, perché italiano proprio neanche c'era. Ora non so se magari futuri aggiornamenti ci sarà. Comunque vi consente di fare quelle operazioni in base. Ma personalmente non amo tantissimo questo tipo di applicazioni, perché tranne l'unico caso in cui dobbiamo fare una lavorazione senza il portatile dietro, il computer dietro, allora in questo caso fare una lavorazione stand alone, farla partire con l'applicazione e attraverso la scheda micro SD dove abbiamo salvato il nostro G-code, in questo caso sì, ne vale la pena utilizzare l'applicazione. Per tutto il resto, Lightburn, io utilizzo ormai da anni Lightburn, l'agenza costa poco rispetto ai vantaggi che dà. L'associazione è stata facilissima, ho fatto una configurazione a mano, ho trovato la porta che veramente l'ha trovata da solo la porta, e ho configurato il classico GRBL laser, ho dato il nome, subito ho iniziato a lavorare senza problemi. E con questa incisione del mio logo su questo specchio in vetro non mi resta che concludere questo video augurandovi a voi tutti di poter alimentare sempre più la vostra creatività, di poterla esprimere in questo caso con collaborazioni effettuate al laser. Vi saluto e mi raccomando, scrivete nei commenti se avete qualche dubbio, soprattutto fatemi sapere se vi siete divertiti nel caso in cui abbiate comprato un laser, qualsiasi esso sia. Quello non è per me importante, l'importante è che vi divertiate e create. Un saluto a tutti dal vostro Geppetto Digitale.